La collezione privata di Francesco Sforza Cesarini, discendente del casato Sforza del ramo di Santa Fiore, in provincia di Grosseto, verrà presto esposta in modo permanente nel museo del Palazzo Sforza Cesarini di Santa Fiora. L'accordo di programma è stato firmato oggi dal sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi, e da Francesco Sforza Cesarini, ispiratore e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Ecco, avere nel Palazzo degli Sforza Cesarini un museo così come verrà a costituirsi, con opere, addirittura quasi 100 opere del patrimonio degli Sforza Cesarini che possano illustrare quello che è stato il percorso storico, sicuramente diventa un grande elemento di richiamo per Santa Fiora, quello che era il territorio della sua contea, in generale per turisti che possono arrivare alla Miata e godersi un museo di grandissimo significato. La collezione conta circa 100 opere e documenti rari che Sforza Cesarini ha deciso di cedere in comodato d'uso per 15 anni al comune di Santa Fiora. Più o meno 90 ritratti di più o meno buona fattura, ce ne sono alcuni migliori, poi l'ha studiati la dottoressa Benocci, altri sono stati molto rimaneggiati nel 700-800, però è più, cioè, un documento storico che io non volevo che si dividesse, per cui ho voluto tenerlo integro e darlo in una sede propria. Una donazione che permette al borgo grossetano di arricchirsi ancora di più e di poter così attirare più persone sul proprio territorio, che una volta era la contea di Santa Fiora. Sarà un museo civico sulla storia di Santa Fiora e questa storia di questa contea, che era una nazione fino all'inizio del 1800, lo potremo meglio raccontare questa nostra storia grazie alle opere della famiglia Sforza, grazie ai documenti e alla corrispondenza che i conti tenevano con i principali re d'Europa, e questo lo hanno fatto per molti secoli. Quindi racconteremo la storia di Santa Fiora, di questo piccolo stato, e lo racconteremo attraverso le opere e i documenti che da Federico Barbarossa fino a Luigi XVI e Maria Antonietta hanno caratterizzato la storia di Santa Fiora per 800 anni.